bellissimo! Ma ragazzi, è stupendo! Guardate anche l'animazione! Lui sta letteralmente trottando! E lì va... Ragazzi, quest'oggi sono tornato indietro nel tempo, più precisamente nell'era mesozoica. Guardate, questi sono tutti quanti dei dinosauri veri e propri in carne ed ossa. E il nostro obiettivo sarà quello di collezionarli tutti quanti. E poi ogni singolo dinosauro che scopriremo verrà inserito all'interno di queste teche. Oh, sarà molto interessante. Quindi iniziamo subito prendendo ovviamente un equipaggiamento iniziale, perché ci servirà a capire come poterli rendere dei nostri amici. E infatti, se vedete qua, mi spiega un pochettino di ricette di crafting. Ok, questo sembrerebbe tipo la pappa di quegli erbivori. Infatti, come vedete, ci sono tante foglie e erbacce varie. Questa è sicuramente quella dei carnivori. E in più posso anche creare una sella. Benvenuti in Minecraft con i dinosauri. Allora, tecnicamente questi non dovrebbero essere cattivi, giusto? A meno che io li provochi, non dovrebbero attaccarmi. E infatti lui mi sembra piuttosto buono. Dobbiamo fare attenzione, ovviamente, a tutti quanti i predatori, come per esempio il T-Rex, il Velociraptor. Ecco, loro mi sa che sono pericolosi, anche perché, se notate, stanno custodendo un uovo di dinosauro. Quindi là in mezzo c'è la mamma dinosaura. E io non voglio di certo spaventarla, perché potrebbe attaccarmi. Ho un libro. Ah, ok, mi ha sbloccato la ricetta appunto di crafting per la pappa degli erbivori. Ok, continuiamo a prendere queste erbacce, prendiamo un pochettino di foglie e dopodiché iniziamo a farci amico qualche dinosauro. Avrò bisogno sicuramente della legna, giusto? Perché sennò come faccio a fare le ciotole? Oh mio Dio, quanto mi piacerebbe assistere alla nascita di qualche piccolino da quelle uova. Io credo si stia per schiudere, ragazzi, non ne sono sicuro, però è lì. Se vedete è quasi rotto. Oh, mi sento tipo un esploratore. Quanto sarebbe bello poter tornare indietro nel tempo a quest'era e guardare la Terra anche solo per 10 minuti per vedere quant'era meravigliosa. Sarebbe un sogno, sarebbe veramente un sogno. Allora, crafting table, perché comunque siamo su Minecraft, la piazziamo qua e mi faccio la ciotolina, anzi facciamone più di una. Ed ecco qua la nostra pappa per gli erbivori. Tu, un triceratopo. Bellissimi triceratopi, da bambino mi piacevano tantissimo. Ok, è diventato mio amico. Quindi con della pelle io adesso... Oh, si sta per schiudere! Voglio troppo guardarlo, ragazzi. Voglio troppo esserci quando nascerà il piccolino. Vi prego, non mi attaccate, va bene? Mi posso avvicinare un po'? Giuro che non faccio nulla. Lo voglio soltanto guardare. Dai, piccino, nasci! Devo fare attenzione perché se dovessi toccare l'uovo, loro mi mangerebbero. Ne sono sicuro. Starò qui anche a costo di aspettare tutto il giorno e tutta la notte. Non posso perdermi la nascita di questo piccino. Voi non siete erbivori, giusto? Oh, sì che sono erbivori. Ho fatto diventare la mamma una mia amica. Un pachycefalosauro. Ah, io pensavo fossero dei velociraptor. Mi sbagliavo di brutto. Dai, forza, ti stiamo aspettando tutti. Vedi, anche tuo fratello. Non vede l'ora che nasci. Vabbè, sapete, già che ci sono, inizio a farmi qualche altro amico. Tu, non so come ti chiami, ma sei bellissimo. Ok, è diventato mio amico. Wow, ehi, muori? Stupido zombie, lascia stare i miei amici dinosauri. Quindi tecnicamente io adesso ho sbloccato tutti questi dinosauri all'interno del mio studio, giusto? E infatti, vedete, abbiamo il triceratopo e mi racconta la storia del triceratopo. Abbiamo lui che si chiama... Hylaeosaurus, ok. Hylaeosaurus, bene. Il Pachycephalosaurus, perfetto, ci abbiamo anche lui con tutta la sua storia, ovviamente. E mi dà una descrizione dettagliata dell'animale o della bestia. Allora, facciamo così. Mettiamo a cucinare questo ferro perché potrebbe tornarmi utile. Oh, metti che incontro un T-Rex. Loro non credo siano molto amichevoli. E tu chi sei? Dimmi che sei erbivoro. Sì, secondo me è erbivoro. Se si trova qua per forza. Eccolo! Un iguanodon. Ah, deve essere qualche parente dell'iguana. Ancora di più, li voglio tutti. Anche tu sei diverso, giusto? Gastonia. Mamma mia, ma che spettacolo. Questo mondo è stupendo, ragazzi. Oh mio Dio, ma tu sei gigante. Ma quanto sei grosso. Wow. È un collo lungo, è un collo lungo. No, non ho più, cavolo. Mi serve dell'altra pappa, mi serve dell'altra pappa. Per fortuna che ancora non ho incontrato dei dinosauri carnivori, ragazzi. Sarebbe la mia fine, se no. Non credo di poterli reggere allo stato attuale. Niente, quel piccolo ancora non vuole crescere. Niente, non si vuole ancora schiudere. Ok, facciamo dell'altra pappa.
Bene, già che ci siamo, facciamo anche altre ciotoline e altra pappa ancora. Mamma mia, ragazzi, ma quel bestione fa paura! È gigante! Una sua zampata mi farebbe diventare una sottiletta! Mangia, mangia! Isisauro! E tu chi sei, invece? Ah, eravamo già amici, ok. Lasciate stare i dinosauri, stupidi zombie puzzolenti! E anche me, per favore, lasciate stare pure me. Io vorrei andare in cima al vulcano. Secondo me lì potremmo trovare qualcosa di molto, molto interessante. Sarà un'avventura, ragazzi. Sarà un'avventura. Allora, innanzitutto tu sei bellissima. Mi sembra un dinosauro femmina. No, stupido creeper. Allontanati dai miei amici. Lasciali in pace. Muori. No, no. Non ve la prendete con me, per favore. Non ho fatto nulla. Giuro, volevo proteggervi. Diventa mia amica, diventa mia amica, diventa mia amica. È carnivora lei. Oh, cavolo. Ok, faccio attenzione, faccio attenzione. Chissà se le mucche mi danno la carne da poter dare ai dinosauri. Non mi hanno dato la carne, ma mi hanno dato il cuoio per poter fare la sella. Ok, allora le devo uccidere tutte, mi dispiace. Quindi questa qui è carne di dinosauro, oh cavolo. Allora, prendiamo il ferro, così mi faccio un equipaggiamento e una spada. Devo uccidere i dinosauri, maledizione. Come cavolo faccio? Sono troppo tosti. Elmetto e piedini, per forza. Oh mamma mia, ragazzi, mi sento Frodo Baggins. Sto scalando tutto quanto il vulcano. Guardate i vapori della lava. Voglio arrivare in cima. Voglio scoprire che cosa c'è all'interno della bocca del vulcano. Sperando ovviamente che non erutti proprio adesso. Quello è un T-Rex. Oh porca paletta. Fermi tutti, ma stiamo scherzando? Ok, quello come minimo mi mangia e mi fa a pezzettini nel giro di un secondo. Tra l'altro non ho neanche nulla da potergli dare per farlo diventare mio amico, perché non ho carne di dinosauro e lui mangia soltanto quella. Vediamo se riesco a fare una specie di ponte verso di lui per vedere se mi fa effettivamente del danno. Beh, comunque è un predatore, dovrebbe uccidermi. Ah, oh, chi è? Muori. Stupidi blades dei miei stivali, perché mi attaccano? No, dovete fare i bravi, dovete fare i bravi, voglio soltanto avvicinarmi al T-Rex. Basta, ma perché mi attaccate? È impossibile. Devo trovare un altro modo, devo trovare un altro modo. Wow, ma che spettacolo! Beh, i polli sono tipo dei dinosauri, no? E tu chi sei? Oh, cavolo, quello sembra molto cattivo. Forse è lui un velociraptor? Vediamo. No, è carnivoro! Ok, ok, lui lo posso uccidere! No, non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai! L'ho ucciso! L'ho ucciso! Bene, 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 bene. Sono contento di non aver ucciso un innocente. Lui ha provato a mangiarmi. Quindi si chiama spirito di sopravvivenza. Ok, chi ho ucciso? Non lo so. Però abbiamo ottenuto la sua carne. Andiamola a cucinare. Perfetto. In questo modo otterremo la carne cucinata di dinosauro. Oppure posso fare anche la ciotola. Aspetta un attimo, io tre di questi me li prendo per fare la ciotola. Perfetto, così possiamo addomesticare un dinosauro carnivoro. Intanto qua ho messo a cucinare dell'altro ferro. E liberiamoci di tutta questa porcheria. Perfetto. Voi mi darete la pelle con cui potrò fare la sella. Quindi per la sella mi serve uno soltanto di ferro da mettere qua e poi così. Perfetto. Quindi io adesso potrò cavalcare un triceratopo. Vediamo. Sali sopra. Oh mamma. Ragazzi, sto cavalcando un dinosauro. Andiamo. Wow, wow, che figata. È bellissimo. Ma ragazzi, è stupendo. Guardate anche l'animazione. Lui sta letteralmente trottando. E lì va tutto. Ok, il mio obiettivo è la bocca del vulcano. Voglio il T-Rex. Aspettami qua, avrò bisogno di te. Vediamo se con tutto questo ferro e quindi con un equipaggiamento riesco a resistere ai Blaze e al T-Rex. Mettiamo il ferro qua, ok. Adesso abbiamo lo scudo, i pantaloni e della carne di dinosauro. Sono pronto. Solo che ne dovrei fare un po' di più di carne, perché altrimenti non lo posso addomesticare col T-Rex. Andiamo a scoprire qualche altro dinosauro. Ma quanti! Che meraviglia! Ok, ragazzi, sono pronto per la mia missione. Non mi devo fare attaccare dai Blaze e devo riuscire ad avvicinarmi al T-Rex. Ci riuscirò mai? Bene, non ce l'hanno fatta. Andiamo. Iniziamo a fare il percorso e poi torniamo indietro. Ok, ce la posso fare, ce la posso fare. Devo soltanto rigenerare la vita quando mi attaccano. Io ho paura di quel bestione, secondo me mi mangia in un boccone soltanto. Rigenera, rigenera, rigenera. Ok, adesso, vieni qua. Vieni qua, cucciolotto. Sì, è diventato mio amico. La sella, la sella, la sella, veloce. Tu muori, maledetto, lasciami in pace. Ragazzi, sono sul T-Rex. Però sto anche morendo. Oh, guardate quanto è veloce. Ok, sono morto, maledizione. Quindi l'ho sbloccato, sì. Dopo aver visto il T-Rex per la prima volta oggi, posso capire per quale motivo è chiamato il re delle lucertole. Ammazza, è enorme. Ok, posso ritornare lì adesso, uccido i Blaze e dopodiché
me la spasso in giro col T-Rex. Ragazzi, lui è il re dei dinosauri ed è amico mio. Lo sto cavalcando. Bene, dobbiamo solo trovare il modo di scendere da qua adesso. Però a quanto pare riesce a camminare sulla lava. Mica lo sapevo questa cosa, non me l'hanno fatta studiare a scuola. Forza amico mio, scendiamo. Esatto. È talmente potente che non prende neanche danno da caduta. Posso dirgli tipo di attaccare gli altri dinosauri? Vediamo. No, li può mangiare. Ma col T-Rex mi dispiace ma non riesce a scappare. Era veloce, forte e furioso. Se decideva ad attaccarti ti ammazzava, eh. E infatti nonostante lui sia gigante e potentissimo, lo stiamo per mangiare. Pazzesco. Forza, mangialo. Sì, l'abbiamo mangiato. Che forza della natura. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace. Io personalmente mi sono divertito un mondo. Dal vostro Kendall è tutto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!